Nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste dalmate. Isolotti a fior di onda emergevano, ove raro un uccello sostava intento a prede. Coperti d'alghe, scivolosi al sole, belli come smeraldi. Quando l'alta marea e la notte li annullava, vele sottovento sbandavano più al largo per sfuggire all'insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende ad altri i suoi lumi. Me al largo sospinge ancora il mai domato spirito e della vita doloroso amore. Combattevamo e razziavamo come i maschi, pirati come loro. Dovevamo essere come loro per poter godere gli stessi diritti. Dentro il covo degli uscocchi sta la mare, ci si posa. L'ha scritto un poeta questo, che è stato qui, ma non nel mio tempo. Eppure sapeva di noi. Chi l'avrebbe detto? Allora, buonasera. Buonasera e benvenuti a questo atto finale della 10ª edizione del Mediterraneo Festival Corto. Sono davvero volati questi 10 anni. Io sono, come dire, felice e onorato di essere parte di essere stato parte, di, spero di continuare ad esserlo, di questa famiglia. Diceva bene la nostra testimonial Isabel Russinova, appunto, che si è creata una famiglia in questi anni, una famiglia che si è accresciuta e che, come dire, ecco, mi viene in mente quello che diceva Philippe Daverio, che è scomparso nei giorni scorsi. Lui diceva che sono convinto ancora che la cultura salverà il mondo. Ecco, sicuramente il Mediterraneo Corto Festival da solo non potrà salvare il mondo, però ha dato il suo contributo in questi 10 anni. Allora, abbiamo appena visto Là dove il continuo è il mare, opera di Isabel Russinova e di Rodolfo Martinelli Cararesi. Allora, abbiamo avuto modo di conoscerla in queste serate, la nostra testimonial, la apprezzavamo già per la sua bellezza, per il suo straordinario talento. Abbiamo conosciuto in questi giorni un artista straordinariamente sensibile e, come sapevamo, molto legata alla nostra terra. Io la chiamo subito, insieme al coautore dell'opera, Rodolfo Martinelli Cararesi. Se mi date l'altro microfono. Eccolo qua. Allora, ci vuole innanzitutto buonasera e benvenuta buonasera, di nuovo. Buonasera. Ci vuole raccontare questa opera molto poetica. Allora, Là dove continua il mare è un momento di riflessione che ho voluto dedicare a mio padre, perché racconta attraverso la storia di alcuni fantasmi che hanno vissuto nel territorio appunto Dalmazia, Croazia, sul confine orientale italiano. Film che guarda est, oggi, diciamo. quello che guarda est e che adesso, diciamo, geograficamente è Istria, Croazia, Dalmazia, e che un tempo appunto era una terra abitata da popolazioni che comunque vivevano nelle loro diversità integrate tra le diverse lingue, le diverse religioni che professavano. Ma è un territorio che ha conosciuto da sempre l'odio, ha sempre conosciuto
nonostante questa convivenza pacifica tra le persone, tra le genti che vivevano lì, ma per niente pacifica rispetto a quello che gli stati, i governi hanno decidevano e hanno deciso e continuano a decidere, soprattutto appunto quando, come in questo caso, i territori sono a confine. E come sappiamo, quello è davvero una delle terre più calde sotto questo punto di vista. Quindi, ecco, attraverso la storia di questi fantasmi che vengono da epoche diverse ma hanno vissuto le stesse esperienze, che però amano la loro terra, che è una terra magnifica, come magnifica è il pianeta Terra, e non vogliono andarsene, vogliono restare lì perché amano la propria terra e perché vogliono raccontare la loro esperienza, cercare di aiutare quelli che vivono, quelli che vivranno e dopo di loro di sapere la verità. Allora, Rodolfo, che ho saputo, ho scoperto essere un prestigioso collega, un giornalista. Grazie del prestigioso. Sul film, ecco. Sul film, cosa vuoi sapere esattamente? Tante cose dovremmo dire, però. Sì, appunto, come è nato. Allora, è nato una sera a cena, mi diverto sempre a raccontarlo, dietro un bicchiere di vino, e a un certo punto è uscita la storia dei fantasmi e io mi sono preoccupato, ho detto adesso come lo affrontiamo con i fantasmi, già pensavo alle post produzioni, a tutta una serie di marchigiani tecnici da affrontare che un corto non si può permettere, e invece poi siamo riusciti a trovare una soluzione narrativa che ha portato a questo. E ci siete riusciti ottimamente di questo. Allora, io volevo, prima di passare al prossimo momento, volevo insistere su una cosa che ha detto spesso la nostra Isabel Russinova, ecco, sulla capacità che noi dovremmo riacquisire di guardare con stupore la nostra terra. Era un messaggio rivolto soprattutto a noi, probabilmente a noi di Diamante, a noi meridionali, calabresi. Ma la Calabria è una terra bellissima che io amo molto. Lo ripeto brevemente, l'ho ripetuto e lo ripeto sempre, anche quando non sono a Diamante, al Mediterraneo Film Festival, perché è comunque un luogo, Diamante in particolare, a cui tengo molto. Ho molti amici. E qui è nato uno dei film che io, uno dei miei film perché è un film che è una storia, un film, è un momento della mia vita che mi è molto a cuore e che mi ha permesso di conoscere e di apprezzare la sensibilità, la gentilezza di Ernesto Caselli, che è stato l'artefice anche del successo, della creazione, della realizzazione di quest'opera. Ed è stato poi Ernesto che mi ha fatto apprezzare, conoscere Diamante, la Calabria, e poi nel corso del tempo ho avuto altre occasioni di lavoro e anche di, come dire, di approfondire la conoscenza e di stupirmi ogni volta per come appunto questa terra sa stupire, per la sua storia, per la sua bellezza, per quella e per la sua continua la Calabria ha la capacità di mostrarsi continuamente diversa. E quindi, ecco, per esempio oggi, ma non soltanto nella sua estetica meravigliosa, ecco, oggi ho visto un tramonto meraviglioso sul mare, e prima ero in un luogo unico, prezioso, un gioiello arroccato tra i monti,
sì, a Buon Vicino, arroccato tra i monti, nelle gole, in un breve lasso di tempo ho sentito tanti sapori, tanti odori, tanti profumi e storie e storia diverse. E poi è davvero, la Calabria è un luogo dove veramente bisognerebbe raccontare tanto, tanto appunto della sua storia, dei suoi personaggi bellissimi. Insomma, è sicuramente un luogo che dove il cinema può fare delle scorpacciate proprio di bellezza incredibili. Allora, in segno di gratitudine anche per questo amore che si legge proprio negli occhi ad Isabel Rossinova e anche a Rodolfo, tra giornalisti Cinema del Tour, allora so che c'è un riconoscimento da parte del Cinecirco. Allora, ecco, Ferdinando Romito e Francesco Pressa. E diciamolo che se da 10 anni siamo qua, il merito e loro, e salutiamo anche il presidente, ovviamente, Ciro Astorino, il presidente del Cinecirco. E comunque io volevo fare i complimenti a Francesco e Ferdinando, al presidente, a Ciro, per quello che comunque hanno allevato in questi 10 anni, e veramente complimenti, perché insomma è un bel figlio. Grazie. Come riconoscimento è dovuto, quindi insomma è il minimo che potevamo fare, una targa che il Cinecirco offriamo, consegniamo a Isabel Rossinova come testimonial. Siamo veramente felici e orgogliosi di averla qui a Diamante, anche perché ci ha promesso che il prossimo anno ritornerà come presidentessa di giuria del festival, quindi insomma la riavremo di nuovo qua. Grazie. Allora, questa targa ovviamente per Isabel Rossinova e di conseguenza anche per Rodolfo. Ad un'attrice elegante, professionale e tra le più brave e preparate nel panorama cinematografico contemporaneo, amica della Calabria e della nostra Diamante. Non posso abbracciarvi come vorrei. Lo faremo l'anno prossimo. Grazie tante, grazie. Io chiamerei subito, stravolgiamo la scaletta perché so che in questo momento ci sono impegni importanti, chiamo subito il sindaco di Diamante, il senatore Ernesto Magorno, e richiamo il microfono. Ah, ecco. Allora, è d'accordo il sindaco su questa cosa? Intanto perché me lo danno, no, non è per questo che me lo danno. Intanto subito grazie a Francesco, Ferdinando, il presidente del circolo, per aver riproposto quest'anno coraggiosamente la 10ª edizione di questo festival cinematografico. È una azione straordinaria, molto coraggiosa, che opera in un settore particolarmente, diciamo così, che ha subito danni a causa della pandemia in questi mesi, che è stato trascurato, gli attori, questo mondo, il mondo della cultura in generale. Noi abbiamo pensato in questi mesi che si sarebbe rafforzato il rapporto tra gli uomini e la cultura, non è stato così. Diciamo che la pandemia ci ha travolti, e ci ha travolti anche da questo punto di vista. E probabilmente i governi, anche il nostro governo, avrebbero dovuto e dovrebbero avere una maggiore attenzione verso questo mondo, che non si traduce solo con un intervento attraverso l'INPS, è troppo riduttivo, ma in una ricostruzione del paese, dell'Europa, bisogna mettere come primo punto all'ordine del giorno la cultura, la scuola, e anche questo mondo. Io ho visto questo corte straordinario, avete avuto la capacità in pochi minuti di trattare un argomento, la guerra puzza di morte, ci sono voluti film che sono durati ore per condurci a questa conclusione, in un corto, in una parola che non ho colto solo io, la guerra puzza di morte, c'era tutto
la sintesi di quello che voi avete voluto mettere in campo con questo corto. Bravi, veramente bravi, siete stati straordinari in questa interpretazione coraggiosa, già trattata, già vista in centinaia e migliaia di film, già letta in migliaia e migliaia di libri, ma avete avuto la capacità di tradurla in un messaggio semplice, diretto, immediato, che tutti hanno colto. Questo andrebbe portato nelle scuole, facciamolo vedere alle scuole della nostra città. E io credo che questa iniziativa, questa decima manifestazione, che è fatta grazie alle spalle, come dire, resistenti dei protagonisti del Cinecircolo, soprattutto grazie a loro, è un tassello in un nuovo percorso che i governi devono mettere in campo, a tutti i livelli, anche i nostri, certo i comuni sono l'anello più debole della filiera delle istituzioni, però io credo che noi dobbiamo investire in cultura, in cinema, in teatro, in tutto quello che può dare messaggi di pace, non ci sono in musica, non ci sono altre possibilità di poter dare messaggi di progresso, di ripresa, di ottimismo, se non attraverso la cultura. E infine la Calabria, noi dobbiamo imparare a parlare bene di noi stessi. Ha fatto una fotografia precisa Isabella della nostra regione, manca un pezzo. Con l'esperienza che ho fatto fuori dalla mia regione, ho imparato a capire che spesso i nemici della Calabria siamo noi stessi. Noi dobbiamo parlare bene della nostra regione, noi dobbiamo parlare bene dei nostri paesi, noi dobbiamo esaltare le positività, non mettere in evidenza le nostre negatività che pure ci sono e che sono comuni al mondo intero. Un momento in cui il mare è sporco, un momento in cui c'è una strada sporca. Io ho risposto a una turista romana che mi mandava un messaggio di questo tipo mandandogli 1000 fotografie di Roma sporca. Noi dobbiamo imparare invece a parlare bene della nostra città, della nostra regione, perché se vogliamo vincere la battaglia di fare in modo che la nostra regione sia una regione pienamente nel paese ed in Europa, dobbiamo imparare a parlare bene ed a lavorare perché vada sempre meglio, perché sia sempre di più una regione normale, che in parte già è. E questo festival dimostra che la nostra è una regione normale e che può farcela. Quindi grazie a tutti voi, grazie agli artisti, un abbraccio alla Inzardà, che non vedo, che è cittadina onoraria della nostra città. Non c'è, vabbè, insomma, io l'ho salutata, un abbraccio e un grazie a tutti voi per essere intervenuti. Saluto insieme al sindaco, l'assessore alla cultura Francesca Amoroso, cultura e spettacolo. Allora, andiamo subito alle premiazioni. Allora, premio miglior colonna sonora Journey to the One, la regia è di Natalia Dushenko, la colonna sonora vincitrice è di Alexei Malyshev. Natalia Dushenko è ucraina, però vive in Canada, ovviamente non è potuta venire anche per i ben noti motivi, però ci ha voluto
come dire, inviare un video contributo, un video saluto. Hello everyone at the Mediterranean Film Festival at the city of Diamante. My name is Natalia Duzhenko and I'm an artistic director and producer of the dance music video Journey to the One. On the behalf of the entire team, I would like to thank you for the selection and for the music award that goes to a talented Ukrainian composer Alexei Malyshev. Unfortunately, no one from our team could attend your festival this year, but I want to thank you, Francesco Lenz, for the invitation, and I hope everyone have a wonderful time. Allora, premio miglior fotografia a Coming Back, spero di averlo pronunciato bene, dopo il regista ci dirà se l'ho pronunciato bene, la regia di Alessio Rupalti e la fotografia invece di Giacomo La Monica. Ecco, andiamo a vedere subito il video. Chiamo il regista Alessio Rupalti. Sento che stasera andrà a finire male con questo film. Sì, sì, siamo distanti. Dai. No, no, non tornare in Inghilterra. Tornerò, ma non stasera. Allora, lo diceva anche il sindaco prima. Allora, parlare di un tema così complesso come la Brexit, anche se in una chiave personale, ecco, come hai fatto, ecco. Dimmi prima della pronuncia, perché tu sei... Coming Back, perfetto. Ti ho studiato sulle dispense di Agostini. No, siamo in Italia, quindi c'è la licenza poetica. No, è stato molto complesso. Infatti il Regno Unito non sta rispondendo bene, perché io sono italiano, quindi non ho nessun diritto di parlare della Brexit per loro. E ho spiegato prima una volta che sono italiano, residente a Londra, quindi sono uno delle persone che subiranno conseguenze di questo, però. Ma sono un popolo orgoglioso. No, sono pentiti un po'. Ma non lo so, non sono un politico, quindi non sono assolutamente in grado di poter parlare di queste cose. Parere personale, secondo me sì, perché comunque durante il lockdown la prima cosa che spariva dagli scaffali era la pasta italiana, quindi quindi hanno votato per la Brexit, però il cibo italiano gli piace, e non solo, anche l'arte. E quindi è stato molto complesso. Infatti inizialmente ho provato a chiedere dei fondi statali dal BFI, tutte risposte negative. Poi a un certo punto io sono molto testardo, quindi quando voglio fare una cosa ho detto va bene, ok, ho usato i miei risparmi, ho usato le mie finanze e ho detto me lo produco da solo, perché mi era capitata questa storia, volevo fare un corto sulla Brexit, perché io sono 3 anni che vivo su e ho vissuto in prima persona un po' le difficoltà che un italiano immigrato e si trova a dover a che fare appunto in un paese che non è il suo paese, e volevo però raccontarlo in una maniera artistica, perché io sono un regista, non sono un economista, non sono un politico. Quindi mi sono ricordato di questa storia di questo mio amico irlandese che ha 20 anni che non parla con il padre e che vive a Roma, e io gli domandai ma come fai a non sentire la tua famiglia? Io sono per metà lucano e mi hanno sempre insegnato che la famiglia è una cosa importantissima, e pensare che una persona non possa sentire sua madre e suo padre per 20 anni era una cosa pazzesca. E mi disse che però sua mamma lo spiava attraverso Facebook, quindi l'orgoglio a volte ci porta a essere così stupidi, nel senso che vogliamo sapere come sta mio figlio, voglio sapere il nipotino, voglio vedere le sue foto, voglio piangere sulle sue foto, però non alzo il telefono per dirgli ti vengo a trovare. E quindi io ho trovato questa idea e volevo raccontare questa storia. Poi ho avuto una squadra molto forte e sono molto contento che Giacomo abbia vinto questo premio, perché c'è stata una diatriba sulla fotografia, sia con il direttore della fotografia sia con il colorist, perché non capivano il mio punto di vista dal punto di vista della fotografia, e quindi ho dovuto combattere molto con loro. Poi alla fine, quando hanno visto il risultato, direi che ho conquistato la loro fiducia, perché li ho visti piangere, quindi vedere piangere i tuoi collaboratori che conoscono ogni dettaglio dietro le quinte, secondo me è stato uno dei premi più grandi che potessi vincere. Ecco,
anche noi ti premiamo. Ho dimenticato di dire che adesso lo vedete, è così giovane, però ha esperienze importanti. Tra l'altro è stato assistente alla regia di Pupi Avati. Quindi... Sì, e fra l'altro abbiamo girato un film proprio in Calabria, è stata la mia prima volta in Calabria con lui. Vale. Era un film per iMovie, però era sulla Riviera Ionica, non da questa parte. Però sempre Calabria. Allora, chiamo a premiare, ormai è un altro, diciamo, fa parte della nostra grande famiglia, lo conoscevamo per la sua bravura, abbiamo imparato ad apprezzarlo per la sua simpatia. Io... Finché non dice il nome non vado. Sto creando la suspense. Emanuele Vezzoli. Grazie. Grazie. E Grazie. Buonasera con lui tutti. Chiamo l'autrice del premio, perché quest'anno, come era stato spiegato nei giorni scorsi, i vari premi sono stati creati da artisti che hanno dato il loro contributo originale e straordinario a questo nostro festival. È Angiolina Marchese, tra l'altro una nostra conterranea. Ecco, dovremmo leggere le motivazioni che stanno arrivando. Stanno arrivando le motivazioni. Le motivazioni. Distanziamoci. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4. 12, 12, ecco. Dunque, un attimo. Suspense. Oh. La fotografia ben descrive i rapporti distanti e tesi tra il protagonista e la sua famiglia. Inquadrature che mostrano una lontananza più che fisica e ideologica. Gli equilibri familiari sono così rappresentati, segregati nelle proprie posizioni e inconciliabili. Questo ci dicono le immagini, mondi diversi, modi diversi di una problematica del nuovo millennio. Ecco, queste sono le motivazioni che le consegno a te. Bellissimo. E bellissimo. Questo è il premio, credo, che accompagna. Sì, grazie. Lo consegna direttamente a Angiolina Marchese, che l'ha creato. Ecco, mettiti in favore di... avanziamo un poco. Sì. Io chiederei un attimo ad Angiolina, appunto, come è nata questa sua creazione. Intanto volevo salutarvi e ringraziare appunto... Avanziamo distanziati, ecco. Il presidente e tutto lo staff per essere qui questa sera e per aver scelto appunto quest'opera e per avermi coinvolta in questa manifestazione. Scusate l'emozione, ma non sono abituata a parlare in pubblico, quindi arrivo subito al dunque spiegando un po' quest'opera che effettivamente rappresenta in questo momento me, è autobiografica, è una donna che emerge, una donna che esce dal mare, dai colori della nostra terra, dai tramonti, dal sole e va oltre, però poi alla fine il suo cuore rimane sempre qui nella sua amata terra e quindi torna perché ama la sua terra e quando si parla della sua terra, si emoziona e questa sono io, quindi spero di essere stata chiara nella spiegazione. Bellissimo, grazie. Grazie. Grazie a lei. Io vorrei chiedere anche un saluto, come dire. Beh, è curioso che lega la fotografia venga premiata con un dipinto, però voglio non dire, sono due cose tanto distanti. Non sono cose molto distanti, infatti ci sono due elementi, sono i colori innanzitutto la luce, e l'anima che riesce a anche nel cinema la fotografia, come abbiamo visto perfettamente in questo cortometraggio, riesce a creare un'emozione, quindi è un elemento fondamentale, un elemento in più per la buona riuscita di un film, così come lo sono le colonne sonore. Quest'anno, grazie alla partecipazione di molti corti, il festival ha potuto nella scelta dei premi aumentare anche la qualità, lo dicevamo le altre sere. Abbiamo appena assegnato il premio alla miglior colonna sonora, ma è stato difficile perché anche questo film, come avete sentito, ha una colonna sonora fantastica. Ci siamo trovati insomma abbastanza in imbarazzo nel dover scegliere
è stato difficile, molto difficile. Questo ci fa piacere però, perché vuol dire che la qualità si è molto alzata. Invece... la cosa importante è che stasera siamo qui per festeggiare l'arte in tutte le espressioni. Don Emanuele, un bilancio di questa tua seconda annata a Diamante. Dunque, io l'anno scorso arrivando qui, fin da subito, fin da quando ho potuto conoscere Ferdinando e Francesco di persona, ho intuito il pericolo di poter rimanere imprigioniero di questo Mediterraneo Festival Corto e di Diamante. Poi appunto immediatamente dopo, guardandomi intorno conoscendo le persone, guardandomi intorno, a Diamante non c'ero mai stato, la Calabria l'ho frequentata ma a Diamante non c'ero mai stato, mi sono detto perché no. Sono felicissimo di aver messo una prima radice a Diamante, tornerò sicuramente anche l'anno prossimo, se le cose non cambiano, speriamo no, facciamo assolutamente no. Ti scongiuro. Quest'anno ho ricevuto una tessera a punti da riempire, per cui ci ritroveremo forse qui anche per la 20ª edizione. Sei prigioniero, ormai, sei prigioniero. Allora ringrazio Angiolino Marchese, Emanuele Vezzoli, Alessio Rupalti. Posso dire solo un'ultimissima cosa? Congratulazioni al festival, perché posso solo lontanamente immaginare le difficoltà di realizzare una cosa del genere in questi tempi, quindi congratulazioni, siete veramente coraggiosi. Grazie. Grazie. Allora, io voglio ringraziare tutta la stampa, saluto gli amici di Radio DGS che ci stanno seguendo in diretta. Tele Diamante, ricordiamo che il 10° anniversario del Mediterraneo Festival Corto coincide con i 40 anni di Tele Diamante. Facciamo un applauso, ci vuole. Lo festeggeremo adeguatamente come si conviene. Ringrazio tutta la stampa presente, ho visto tanto Livio Perfetti, poi i tanti fotografi presenti, Katia Grosso, Livia Cirone che ci consente la diretta, Filippo Sollazzo. Allora, siamo al momento, anzi al premio speciale che viene consegnato ogni anno ad un film che si è caratterizzato per una tematica di carattere sociale. Chiamo Francesco Press e Ferdinando Romito a presentare questo corto, che in realtà sarà presentato poi nel Gran Gala a dicembre. Allora, questo è il premio Menzione Straordinaria, in più lo conoscono quelli che sono del posto, noi non lo premiamo mai durante la serata del Mediterraneo Festival Corto. Noi prendo la vendetta, mettiamoci più centrale. In genere tratta sempre, ovviamente il corto è sempre una qualità buona, non solo perché tratti un problema, una patologia o qualcosa del genere. Chiara Centioni ha mandato un video messaggio che ora ascolteremo, e organizziamo la serata di beneficenza dedicata a Enza Vinervino, ci dava sostegno come associazione per quanto riguarda la cultura, a dicembre ogni anno al Cinema di Diamante, con l'incasso in beneficenza in base al tema trattato del corto. Quindi non lo vedremo stasera, ma lo vedremo a dicembre. Preparatevi già per i biglietti, per ritirare i biglietti. Sì, anche perché negli anni scorsi abbiamo avuto dei cortometraggi molto belli che trattavano della donazione degli organi. Per esempio è stata proprio la prima edizione è stata sull'Alzheimer. Poi successivamente un altro bel corto sulla donazione degli organi, e tutto il ricavato è stato dato in beneficenza per quanto riguarda l'Alzheimer all'Istituto di Neurogenetica di Lamezia Terme, che tra l'altro noi cerchiamo di tenere i soldi qui in Calabria fin quando è possibile, se ci sono associazioni che si occupano della materia trattata, altrimenti ovviamente per esempio l'AIDO non aveva una sede qui in Calabria, è stato donato all'associazione nazionale, quindi al presidente, che è stato tra l'altro con noi. Vediamo il contributo. È molto bello, abbiamo già individuato l'associazione che dovrebbe ricevere i fondi, ancora non lo diamo per ufficiale, perché dobbiamo
definire alcune cose. Il corto del titolo è Sansone di Chiara Gentioli. E abbiamo un video messaggio della regista. Buonasera a tutti, sono Chiara Centioni e sono la regista di Sansone e sono sinceramente emozionata della menzione d'onore che Sansone ha ricevuto, quindi inizio ovviamente subito con ringraziare tutto il team del Mediterraneo Festival Corto e ovviamente tutto il Cinecircolo Maurizio Grande, la giuria, perché davvero questo premio per noi ha un duplice significato, dato che Sansone non nasce soltanto dal desiderio di portare sul grande schermo un'idea, una sceneggiatura che avevo scritto, ma nasce proprio dalla volontà di rendere nota una tematica che all'estero è già molto riconosciuta e che in Italia ancora lo è molto poco, ossia quella della donazione dei capelli per realizzare parrucche organiche da destinare poi a chi sta facendo la chemioterapia. E noi abbiamo già lanciato un progetto l'anno scorso, quindi una campagna di sensibilizzazione su questa tematica, e Sansone ci siamo ripromessi che fosse proprio uno strumento per valorizzarla ed incrementarla, quindi sarà poi visibile sulla piattaforma RaiPlay in futuro e ci auguriamo di poterlo portare in giro per le scuole, perché appunto questa possibilità, quindi questa occasione di generosità alla quale tutti possono partecipare, ovviamente chi abbia più di 25 cm di capelli, per noi è insomma importante che venga resa nota. Quindi grazie ancora per il premio che ci state dedicando questa sera, grazie ancora per la serata di dicembre che verrà appunto dedicata a Sansone, e vi ringrazio appunto da parte mia, da parte della produzione e di tutte le persone che hanno creduto in Sansone, che è in gran parte frutto di un crowdfunding. Quindi davvero grazie di cuore, buona serata e buon proseguimento. Allora, premio al migliore attore va a Danilo Arena per L'oro di famiglia, per la regia di Emanuele Pisano, e vediamo il corto. No, questo no. Che cosa no? Scusa, posso? Allora, ti spiego. Questo qua è un album, giusto? E questo è argento, giusto o no? È argento. È argento o non è argento, Fabrizio? Ma quando abbiamo rischiato? Mica ci metto le foto dell'omare su queste. Non ci mette le foto dell'omare su queste, però intanto è argento. Tu l'argento non te lo compri? O te lo compri? Salvo! A posto, mi sto zitto. Sta parlando tu, Fabrizio. Vabbè, mi prendo solo questo. Ma non funziona così, che mi prendo solo questo, questo me lo prendo, questo non me lo prendo, questo Salvo. Mi piace. Chi? Ma chi, Fabri? Chi? Guarda questo. Allora, l'oro di famiglia, io chiamo il regista, Emanuele Pisano. Eccolo qua. Prima di parlare con te, ascoltiamo il video che ci ha mandato. Buonasera a tutti, sono Danilo Arena. Ci tengo di vero cuore a ringraziare l'organizzazione tutta, la giuria, e l'organizzatore Francesco Presta del Mediterraneo Festival Corti di Diamante. Chiedo scusa, chiedo umilmente scusa se non sono lì con voi per ritirare questo splendido premio che gentilmente mi avete concesso, ma purtroppo ho avuto un imprevisto di lavoro. Io spero in una prossima edizione di essere lì con voi. Grazie, grazie, grazie ancora. Ciao. Allora, Emanuele, se vieni un po' più avanti, se no poi mi rimproverano i due registi, i colleghi. Anche tu sei giovane, però hai collaborazioni importanti da Rai, Mediaset, Discovery, Disney Channel, e poi tu sei autore di, ho visto della tua biografia, di videoclip importanti, soprattutto di Ultimo, che non è l'ultimo di Ultimo, diciamo. Insomma, questo com'è stato, appunto, grazie alla bravura dell'attore, ma anche e soprattutto il regista,
come dire, far, la metamorfosi di questo personaggio che dalla negatività poi acquisisce una, come dire, acquisisce una consapevolezza in senso positivo, ecco. Allora, io lui l'avevo incontrato perché stavo facendo un videoclip di Ultimo per Sanremo e faceva la figurazione, faceva la comparsa, però avevo per lui un'inquadratura, perché mi serviva per un'inquadratura. L'ho visto e ho pensato, lui c'ha qualcosa in montaggio, non avevo neanche capito mentre giravo. L'ho chiamato, avevo scritto questo corto perché a un certo punto, quando cresci, nel mio caso superi 30 anni, iniziate ad avere dei ricordi giustamente più offuscati, solo dei ricordi, dei cimeli, delle foto ti iniziano a far capire che esisteva qualcosa. E allora ho detto, vabbè, lui è perfetto, perché l'ho incontrato, l'ho conosciuto e ho avuto modo appunto di lavorarci attorno a lui, gli ho adattato la sceneggiatura per poter sfruttare quello che poi effettivamente è lui. Allora, per premiarti una... Per premiarlo, sì. Sì, è stato un lapsus, perché poi dovrei restare qua. Allora, abbiamo una... Io non trovo più aggettivi, una nostra concittadina... Insardevole, ecco. L'Accademia della Crusca ormai ha registrato il termine, l'aggettivo insardevole per Annalisa Insardà. E insieme a lei l'autore del... Domenico Cialone. Mitica e poco. Mitica. Salutiamo Gianni Pellegrino, il re peperoncino. In borghese, credo che sì. È l'autore del premio. Sì. Ciao. Domenico Cialone. Procediamo con le motivazioni. Premio miglior attore a Danilo Arena per il film L'oro di famiglia. Il protagonista interpreta il personaggio in maniera disinvolta in ogni istante della recitazione e mette in mostra con disinvoltura particolari della personalità che spesso diamo per scontati. Invece sono proprio le sfumature a dare spessore alla rabbia, all'amore, alla frustrazione, alla riflessione, elevando così questi sentimenti verso alti livelli. La naturalezza recitativa mostrata nell'intero arco del film è tipica dei grandi attori. A Danilo Arena per Procura il regista. Io chiederei a Domenico, che è l'autore... Intanto volevo ringraziare tutto lo staff e l'organizzazione per avermi invitato a questa grande manifestazione. È un onore per me stare qui con voi e partecipare a questo evento. L'opera, parte dell'opera, perché è presa da una mia opera, quindi è uno dei due elefanti che rappresentano quest'opera. L'opera è intitolata Surrealismo in Scultarte. Perché in natura, come tutto ciò che circonda la natura, c'è un equilibrio, no, tra gli animali, quel sottile equilibrio che rende tutto un cerchio, tutto insieme, come un'orchestra. Quindi ho fatto quest'opera rappresentando tutte le persone e gli elementi che contribuiscono, come anche in un corto, a far sì che venga fuori un evento del genere, un film del genere. Invece Annalisa, volevo chiedere spontaneamente, com'è la vita dell'ospite diamante? Ieri mi hai chiamato pensionata onoraria, perché abbiamo messo i vari... Per chi non lo sapesse, ci sono vari gradi, si parte da testimonial, per poi approdare la direzione della giuria, poi la socio onorario del cinecircolo, poi sì. Generalmente al terzo anno... Diciamo, il rapporto tra virgolette si esaurisce, anche se la famiglia non finisce mai e l'affetto neanche, però poi ho avuto la grande gioia di diventare cittadina onoraria e quest'anno sono ospite allo Stato Puro. La vita dell'ospite è faticosa, perché tu vieni a Diamante, che è un posto bellissimo, fai colazione, come dicevo oggi ai miei colleghi, conosci Emanuele Pezzoli. No. Il nome della città suggerisce la fatica. No, il rapporto che tu hai con la città. Ah sì, anche bravo. Diamante. Capito. È sempre così, io di solito quando dico queste cose sparecchio e me ne vado, però qui non abbiamo la tavola. Ok,
dicevo, la fatica di andare a mare in questo mare meraviglioso, alzarsi con calma, fare colazione, poi l'aperitivo con gli amici, con parte di famiglia, poi i pranzi buoni, del vostro buon pesce, diciamo, i vostri ottimi cuochi, poi di nuovo il mare, poi di nuovo il riposo, poi gli applausi, l'affetto della gente, è faticoso, è un duro lavoro, diceva Joe Wayne, ma qualcuno lo deve pur fare, io mi immolo. E questa è la vita dell'ospite, la bellezza, il diamante. Ma noi ti ringraziamo di essere qua. Io ringrazio voi per quello che mi date ogni anno, ogni volta, è sempre una gioia tornare, per me è famiglia, non soltanto perché sono cittadina, ma perché oramai sento l'appartenenza anche a questa terra. C'è un rapporto di comparaggio anche. Di comparaggio, anche questo è vero. Va bene, allora io vi ringrazio e vi saluto. Grazie. Però chiedo al regista di rimanere, magari se qualcuno gli prende il premio, perché è pure pesante, tra l'altro. Allora, chiedo a Emanuele di tornare qua al centro, perché abbiamo premiato l'attore, ma adesso premiamo lui, premiamo il film. Non li ho citati prima colpevolmente, perché loro assegnano il premio alla stampa, che è andato appunto Loro di Famiglia, il premio alla stampa dato da Match News a Loro di Famiglia. E chiamo tutta la squadra di Match News: Tonino Bartalotta, Daniele Piron, Daniela Piron. Stanchezza, però venite più al centro, sennò poi doveva esserci qualcun altro, mi sa, no? No. Vabbè. Allora. Allora, bellissimo film, mi vuoi chiedere, sì, perché l'abbiamo premiato? Venite più avanti, venite più. Presumo, no? Sì. Perché l'abbiamo, perché Match corto... News l'ha premiato. Intanto ringrazio Francesco Presta e Ferdinando Romito per averci dato per la quinta volta la possibilità di assegnare il premio Match News, quindi vi ringrazio di cuore. E perché abbiamo premiato Loro di Famiglia? Perché ha un'ottima regia, ha un'interpretazione mirabile del protagonista, ha un'ambientazione bellissima, cruda, della periferia di Roma. Abbiamo individuato una zona tra Centocelle, Prenestino e Casilino, ma potrebbe essere San Basilio, potrebbe essere il Quadraro, potrebbe essere qualsiasi altra periferia di una grande città. È un film che lancia dei messaggi forti, per esempio, uno, non il maggiore per cui l'abbiamo premiato, perché poi quello è evidentissimo a tutti, è la difficoltà dell'integrazione sociale di un ragazzo che viene dal sud in una grande città come Roma, aggravata da una situazione familiare probabilmente ancora più difficile, perché vediamo che va dal padre, si presume che sia insomma una famiglia con delle difficoltà. Ma quello che ci è piaciuto più di tutti è l'esaltazione del ricordo, che noi abbiamo individuato nella scena forse più dissacrante di questo valore, che è la consegna dell'album alla fidanzata. Questo messaggio è fortissimo nella scena finale, e quando si vede la soddisfazione di Salvatore, il protagonista. Però a noi è piaciuto tantissimo quel momento della scena che abbiamo definito dissacrante, della consegna dell'album alla fidanzata. Quindi lì emerge probabilmente, soprattutto nello spettatore, questa esaltazione del ricordo, che le nuove tecnologie, la ragazza dice stanno tutte qui le fotografie, rischiano di cancellare. Perché rischiano di cancellare i nostri ricordi. Ognuno di noi magari ha dovuto cambiare cellulare, e chissà quante foto importanti ha perso. A me è capitato, ma sicuramente a molti di voi. Quindi un ricordo che svanisce. E il regista è stato bravissimo, veramente bravo, a trasmettere un valore così importante. Lo diceva Isabel nella prima serata: bisogna vivere, per vivere bene il futuro bisogna tenere presente la memoria e i ricordi. Quindi questo è importantissimo, tu l'hai fatto benissimo, complimenti. Allora, prima di consegnare, allora, procediamo alla consegna e poi parliamo un attimo con voi. Come ti faccio un po' più centrale, un po' più avanti, giustamente. Ecco, in favore di fotografi e di le motivazioni, ecco. In modo sottile ma deciso, il film contrappone un'apparente spavalderia e superficialità a valori e sentimenti importanti.
a dispetto delle gallerie fotografiche contenute nei telefonini, dei selfie, di scatti spesso effimeri, di storie destinate ad avere una scadenza, la riscoperta dell'album per Salvatore è illuminante. Il film ha l'intento di esaltare il ricordo, un valore che molto spesso le nuove tecnologie rischiano di cancellare, ma di cui è necessario capirne l'importanza. Bravo. Rispondo ovviamente alle vostre, diciamo, motivazioni. Allora, sì, la mia esigenza prima di tutto era quella di fare qualcosa di mio. Io faccio serialità per bambini, serie per bambini, quindi ho dei limiti enormi, non posso fare tante cose, quindi quello che volevo fare, appunto registicamente, era fare quello che volevo, senza regole. Una macchina a spalla che segue l'attore senza aver... lo riattaccherò io. È il bello della... Senza avere regole, esatto. No, rimetto però a posto dopo. Sì, l'esigenza era appunto quella di, dopo un mio evento personale, appunto capire quanto era importante e soprattutto ha un valore inestimabile un album. Ma quello che ho notato è quanto una foto stampata ti rende quel momento tangibile. Prima, lo dicevamo prima, su Instagram una foto dura un secondo e mezzo, poi è morta. Una foto stampata può durare 50 anni perché rimane lì in casa, non la toglie nessuno. E quello che appunto ho capito grazie al corto, ho capito su me stesso, è che la variazione di creare attenzione, che vuol dire? Noi siamo bombardati da immagini in modo grande, però quando ti accorgi del frigorifero, quando si rompe, quando qualcosa cambia, quello che volevo fare io era non bombardare di immagini qualcosa, ma trovare l'immagine perfetta. Infatti, dopo il corto ho iniziato a fotografare in pellicola, perché io ho 36 foto, non ne ho 1500. E quindi quelle 36 foto mi stanno facendo capire che quel momento è quella cosa importante che va esattamente rivalutata e valutata. Allora, Emiliano rimane ancora qua perché ci sarà ancora qualcosa. Allora, gli amici di Match News, ma anche White Radio. White, sì. Radio. White. Oh, questo forse non funziona. Premi il tasto. Lo so. Mettiamoci però un pochino più centrale, più avanti. Aspetto però. La riprendo. Forse quello. Ecco. No, va bene. Forse. Non ho presentato Daniela. Tu Daniela, non hai detto che è caporedattore del giornale Match News, quotidiano online che si occupa di sport, spettacolo, arte e cultura, e non so, di due parole tu sul film, no? No, parlo sempre io. Che dico, ci ha emozionato ancora una volta rivederlo, ci ha emozionato dall'inizio e quindi è stato difficile scegliere, dico la verità, perché come abbiamo detto spesso nel corso di queste serate, i film erano tutti di elevata qualità. Per cui è stato difficile, ma abbiamo voluto proprio premiare il messaggio, l'emozione, e quindi il messaggio che almeno ha dato a noi. Poi, come sappiamo bene, un'opera del genere può, insomma, dare diversi messaggi. Per la stampa questo è stato importante. Grazie. Match News, vuoi Match sapere? News, allora, Match Radio, News, per questo autunno, detto, cosa ci aspetta? Questo autunno, vabbè, intanto volevo dire una cosa importante su Match News, che è collegata con la scuola di giornalismo del professor Cosmo Salvemini, che è nipote di Gaetano Salvemini, e questo ci fa grande onore. Poi è una cosa che faccio con molta passione, ma sottolineo, non è il mio lavoro, non è il nostro lavoro. No, veramente c'è un'altra passione che è la radio. Ricominceremo il 21 settembre ogni lunedì dalle 19 alle 21 con Toni Emotivi su White Radio, che è la sesta web radio in Italia su 3000, e Toni Emotivi, la nostra trasmissione, è la terza più ascoltata in un palinsesto di 50 trasmissioni. Questa è anche una passione, ma non è il mio lavoro. Poi che facciamo? Facciamo con Gianni Pellegrino, siamo la delegazione romana dell'Accademia Italiana del Peperoncino e portiamo la divulgazione degli effetti Ipse Dixit, di cui sono presidente, e
portiamo la divulgazione degli effetti benefici e salutari del peperoncino a Roma, dove ci sono 540.000 calabresi residenti, e cerchiamo di far conoscere eccellenze non solo diamantesi ma calabresi. Quindi tu mi chiederai adesso, che pure questo non è il mio lavoro. Sì, che lavoro fai? Però già insomma, che fate nella vita? No, va bene, allora dai, facciamo un attimo i seri. Allora, io sono il responsabile del personale di un ente della Presidenza del Consiglio, più precisamente in house al Dipartimento della Funzione Pubblica. Avete capito tutti qual è l'ente, ma non lo dico, che mi impegna tantissimo, in media 10 ore di lavoro al giorno, e poi riusciamo a fare anche queste cose. Daniela Piron invece è, lo vuoi dire tu? No, lo dico io, dai. È la responsabile dei concorsi pubblici, dei maggiori concorsi pubblici della pubblica amministrazione, lavora nell'ente che non cito, e sicuramente ora avrà un bel po' da fare, perché sicuramente insomma nelle prossime settimane, perché dovrà curare il concorsone di Roma, i 1500 posti di Roma Capitale. Quindi facciamo questo in realtà, però troviamo anche spazio per fare altro. Questa cosa del concorso l'hai detta a tuo rischio e pericolo, cioè... No, lo so. Ecco, io cerco di portare le cose buone di Diamante, perché ho nel cuore questa cittadina, perché ieri mi ha fatto molto riflettere, mi allungo un pochettino, ce l'ho un altro minuto? Sì. No, mi ha fatto molto riflettere il film sull'identità di Farida Chilani, che un po' mi ha coinvolto, perché io sono nato a Roma e ho vissuto a Roma la mia infanzia, la mia adolescenza, ho il cuore a Roma, ma ho l'anima qui, perché quando arrivo a Diamante, in Calabria, vedo l'isola di Dino e sono contento. Quando vado via e la vedo alle spalle, mi viene da piangere. Quindi è questo quello che provo, una sensazione a metà. Volevo ringraziare Radio DGS, che è tra i nostri partner, Francesca Magurno, che è la nuova voce di Radio DGS a Diamante, e Telediamante che manda in diretta la nostra trasmissione ogni lunedì. Vabbè, ringraziamo gli amici di Match News, allora. Buonasera a tutti. Emanuele, chiedo di riguadagnare il centro del nostro palco, diciamo. Allora, io devo dire che quest'anno è stata una bellissima edizione di questo festival, però il primo giorno qualcuno è rimasto un po', perché molti dicevano: ma quest'anno non c'è ET, non ci sono gli Oscar, soprattutto ET, i bambini, insomma. Però stasera abbiamo il piacere e l'onore per premiarti, perché a loro di famiglia è stato assegnato anche il premio Felic. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Daniela Rambaldi, che abbiamo conosciuto l'anno scorso e che porta avanti insieme al fratello e con la fondazione Carlo Rambaldi la memoria di un genio italiano che non ha bisogno neanche di presentazioni. 3 premi Oscar con King Kong, Alien ed ET, naturalmente. Allora, premiamo il nostro regista. Buonasera. Così lo possiamo finalmente salutare. Liberare. Grazie a tutti. Dico solo le ultime due cose. Ovviamente sì, ringrazio il festival, Francesco, perché ci siamo torturati a vicenda per un casino che avevate, però è stato piacevole. Mi dispiace che Danilo non è potuto venire, però facendo corna per lui, domani è un provino importante. Fortunatamente per me non mi sono sentito 5 ore di lui che mi parla accanto in macchina. Grazie per i 3 premi, ovviamente è andata benissimo. Cosa? No, esatto, io ho fatto di tutto, alla fine sto provino l'ha fatto, non era accanto a me in macchina, perché è terribile averlo per 5 ore. Grazie davvero a tutti. Grazie. Emanuele Pisano. Allora, prego. Di nuovo. Allora, parlavamo della fondazione. Quest'anno è stato un anno, lo sappiamo, è inutile tornarci su, è stato un anno complicato per tutti, però la fondazione Rambaldi va avanti con i suoi progetti e appunto per portare avanti la memoria in maniera propositiva, il ricordo e la memoria di Carlo Rambaldi. Sì, esattamente, purtroppo anche quest'anno non siamo riusciti ad inaugurare il museo,
Abbiamo avuto un ritardo appunto di 3 mesi, avremmo dovuto inaugurarlo il 15 settembre, quindi è slittato per l'ennesima volta. Però quest'anno ci ha portato anche dei bellissimi eventi. Nonostante tutto siamo riusciti a portare a termine alcuni progetti con i ragazzi, con le scuole superiori, quindi con delle masterclass sulla stop animation, e poi è stato intitolato il primo istituto, un polo tecnologico, quindi il primo istituto intitolato a Carlo Ramballi, il primo in Italia, in Calabria, alla Lamezia Terme. Abbiamo 2 progetti importanti, uno è con la FIGC, la Federazione Italiana di Gioco Calcio. 15 anni fa mio padre regalò un bozzetto al presidente attuale Gabriele Gravina, che in amicizia glielo regalò. Il presidente Gravina fece una promessa, gli disse che se un domani diventava insomma il presidente della FIGC avrebbe fatto di questo bozzetto la mascotte della nazionale. Anche quest'anno doveva essere presentata, ma le partite sono state insomma tutte bloccate, ahimè, e quindi anche questa cosa è stata sospesa, però insomma penso l'anno prossimo riusciremo finalmente a dare una mascotte alla nazionale italiana. Voi sarete impegnati molto nelle scuole, insomma. Sì, siamo impegnati con le scuole, cerchiamo di portare nelle province soprattutto delle masterclass, dei workshop per dare per sensibilizzare ai ragazzi, non tanto sensibilizzare, non è la parola giusta, dare a loro la possibilità di imparare qualcosa che vedono soltanto sul grande schermo, quindi dietro le quinte. Non tutti i ragazzi hanno la possibilità di andare al di fuori della propria provincia e noi siamo impegnati in questo, siamo noi che andiamo nelle province e portiamo appunto questi workshop. Ecco, ricordiamo che Carlo Ramballi scelse di vivere in Calabria, visse diciamo, gli ultimi sì, anni gli della ultimi sua vita. Quasi 10 anni della sua vita. Ricollegandoci vissuti. Anche a quello che diceva Isabella Rossino, insomma, da questo impegno nasce anche una speranza per la nostra terra. Assolutamente, un dono, assolutamente sì. Noi di famiglia non siamo calabresi, però l'abbiamo adottata con tanto amore. Io, vabbè, ancora di più perché ho sposato un calabrese, ma stiamo cercando di proporre tanti progetti per la Calabria. Un altro grande progetto che spero si potrà portare a termine l'anno prossimo è fare questo ponte tra Los Angeles, quindi Hollywood, e la Calabria, e portare qui i ragazzi che studiano cinema, oltre a visitare la Calabria, che è una terra meravigliosa, colma di cultura, arte, quindi impareranno l'italiano, ma faranno un mese di tutte le masterclass che offre la Fondazione Ramballi. Prima di lasciarci una domanda, ma e te, il lockdown dove l'ha trascorso? Qua o a casa? No, in Calabria sì, allora, sì, è rimasto in Calabria. Ringraziamo davvero di cuore. Grazie a voi, grazie a voi per lo spazio, per averci onorato ancora una volta della sua presenza. Grazie. Allora, devo ringraziare le due assistenti, Claudia e Anna, che ringrazio perché si sono prestate a essere collaboratrici. Allora, siamo al film che ha vinto il Mediterraneo Festival Corto, che è Three Sleep di Christopher Holt. È un film che non vi lascerà, come confermeranno i giurati, che non vi lascerà indifferenti. Vincitore della decima edizione del Mediterraneo Festival Corto. Allora, il regista Christopher Holt ci ha inviato un video messaggio. Hello Dear Monte, my name is Christopher Holt and I'm the writer, producer and director of the short film Three Sleeps. I'd just like to say a massive thank you to the Mediterraneo Festival Corto, to Francesco Presta,
and all the judges in the competition. It really is an honour to have won this award, and we're incredibly grateful. This film was a passion project for myself and my crew, and many of the actors in it had never worked in a film before and had never acted before, so it's especially sweet to be given this award. I'm sorry I can't be there with you. COVID just makes it impossible to travel at the moment, but I will be there next year. Enjoy the rest of the festival. Grazie mille, and see you next year. Thank you. Allora, siamo al finale, chiamo Francesco Presta e Ferdinando Romito. Dunque sì, con Christopher ci siamo sentiti più volte durante più avanti. Dopo che è uscita le votazioni, in pratica gli abbiamo comunicato che lui aveva vinto, per voleva venire, fino all'ultimo ha provato, però non è riuscito perché causa Covid aveva un po' di problemi, quindi non si è sentito di venire, però ha mandato il video messaggio e ritornerà. Una sola considerazione su Tre Slips: quando si è costretti a diventare adulti, Emanuele Ezzoli era nella giuria, come Carmelita Gentile e altri suoi colleghi, i nostri amici. Dopo aver mandato la scheda delle votazioni, ci siamo sentiti telefonicamente, io già l'avevo consegnato, e abbiamo parlato di Tre Slips. Lui ha detto: ma la ragazza vivrà realmente quella realtà. Io gli ho detto: guarda che ho sentito il regista, mi ha detto che le ragazze non erano mai recitato, era la prima volta davanti a una telecamera, e lui mi ha detto questo. Io gli ho risposto: la mia prima sensazione è quella, dopo averlo visto, che mi sono chiesto dentro di me a voce alta: ma tu sei reale? Perché veramente non lo so, è stata meravigliosa quella ragazza. Solo questo volevo dire su Tre Slips. Sì, tra l'altro è stata in lizza fino all'ultimo con Danilo Arena. Infatti, è stata in lizza e praticamente ha vinto Danilo Arena per forse nemmeno un punto di distanza. Io mi auguro che entrambi possano vincere il premio Oscar quando, a breve, insomma, perché se lo meriterebbero tutte e due. Soprattutto magari la bimba, perché magari ha più tempo per imparare, e se recita così, in maniera così naturale, a 9 anni, se studia, secondo me arriverà tranquillamente. Il premio ovviamente non lo consegniamo qui, però il premio è questo, è disegnato dal maestro Salemme di Diamante, ormai l'ha personalizzato già da 5 anni, non giusto, più o meno. Glielo spediremo, siamo rimasti che glielo spediremo. Ora abbiamo concluso, siamo ai saluti finali, dobbiamo fare una consegna che l'abbiamo rimandata alla fine. Sì. Non solo. Nel frattempo, Ferdinando, se mi spieghi, questa è un'altra cosa che dovevamo dire. Questa è un'altra dire. Opera, visto che adesso abbiamo tante opere delle eccellenze nostre di Diamante e non solo, ricordando anche il maestro Cialone, questa è un'opera del dottor Franco Maiolino, che oltre a essere stato assessore alla cultura nella precedente amministrazione, si diletta a fare anche questi lavori. Questi lavori è assolutamente azzeccato sia per il momento e sia per l'ingegno che ha avuto nel realizzare questa copertina, questa locandina veramente. Grazie. Allora, prima di consegnare questo volevo fare solo un piccolissimo ritornare sulla colonna sonora, quella che abbiamo visto, le musiche erano di Einaudi e del maestro Alexei. Penso che si sia capito benissimo, è l'insicurezza e la fragilità adolescenziale nel scegliere il primo amore. Lui aveva un po' di amiche e ragazze intorno e l'ha rappresentato molto bello nel ballo. Volevo chiamare Tonino Bartalotta, l'amico Antonio, perché l'abbiamo riservato all'ultimo, però gli volevamo consegnare anche a lui, come abbiamo fatto con Emanuele Vezzoli, la tessera di socio onorario, quindi insomma da del Cinecircolo. Questo è... Grazie, sono emozionato, farò fatica a parlare, perché questo riconoscimento va a perfezionare, a completare un rapporto che c'è tra noi. I contatti sono frequentissimi durante tutto l'anno con entrambi, perché abbiamo vari collegamenti. Prima ho accennato a Radio DGS e a Telediamante, ma attraverso la radio facciamo
molto anche per quanto riguarda il Cinecircolo Maurizio Grande e questo Mediterraneo Festival Corto. La stessa Isa Berrussinova, Emanuele Vezzoli, Annalisa Inzardà, che non vedo più, è andata via. Ah, dov'è? Ah, ecco, nelle retrovie. È stanca, no, perché la vita dell'ospite. Annalisa addirittura è stata e sarà anche una speaker in presenza della trasmissione Toni Emotivi, ma questo riconoscimento è veramente, mi emoziona, che voglio condividere con tutta la redazione di Match News e di White Radio. Grazie veramente di cuore. Ricordo solo che chi non ha firmato poi tra i, insomma, gli ospiti e i vincitori, magari di farlo dopo appena finiamo, così non ci io dico. Volevo chiudere, volevo invitare qui Isabel, Emanuele, Daniela, Annalisa, anche i registi premiati di questa sera, volevo che i fotografi ci immortalassero, l'assessore alla cultura di Diamante. Vi chiedo di immortalarci in questo scatto con l'invito a ritornare e a rivederci il prossimo anno con la decima edizione bis.